cosa dobbiamo noi votare se non c'è ancora unione di intenti? In questo momento cosa noi dobbiamo portare avanti se non c'è coesione anche all'interno della maggioranza e anche per l'opposizione? E allora il mio è un suggerimento che vuol dire che io da domani mattina, dalla giornata di domani, io aprirò, come si suol dire, le consultazioni, invitando ogni gruppo consiliare a dichiararsi su quel documento politico che è stato inviato a tutti in data 2 aprile del 2010. E su questi incontri, le cui risultanze saranno portate all'attenzione delle segreterie provinciali, dei partiti che sostengono la maggioranza, io trarrò le mie conclusioni, fermo restando che da domani, così come ho auspicato, in tempi non sospetti, ci sarà anche un dialogo più serrato con le opposizioni che vogliono vedersi in un miglioramento qualitativo del nostro territorio. E allora è questo che io vedo da domani, Pasquale, non ti sto facendo, non mi vedrai e non mi hai mai visto sui marciapiedi parlare con qualche delitto politico che in questo momento vuole forse visualizzarsi, perché la città non ha bisogno di questo, la città ha bisogno soltanto che venga rispettato il programma elettorale che noi ci siamo dati dopo il 28 di aprile.